Le autorità di occupazione del Donbass affermano che è per motivi di sicurezza che i loro dipendenti vanno porta a porta per convincere la gente a votare. A Mariupol e Donetsk la televisione russa ha filmato queste scene per cercare di dare un'immagine di normalità. In realtà sembra difficile pensare che qualcuno in queste condizioni possa votare contro l'annessione. I continui bombardamenti dell'artiglieria russa intanto devastano la parte ucraina di Zaporizhia. La centrale nucleare è tutt'altro che fuori pericolo. Così il presidente ucraino Zelensky. Il mondo reagirà agli pseudo-referendum che saranno inequivocabilmente condannati e alla mobilitazione criminale che gli occupanti stanno attualmente cercando di portare avanti in Crimea e in altre parti dell'Ucraina che per ora controllano. La Russia attende di annunciare risultati su cui nessuno dubita prima di iniziare l'annessione dei territori occupati. Gli Stati Uniti annunciano che imporranno più sanzioni se ciò accade. Intanto la macchina propagandistica del Cremlino mostra immagini di cittadini felici di arruolarsi per andare in guerra, contrariamente a quanto si vede sui social network. In contrasto a questa narrazione però, sul confine terrestre russo-georgiano, tantissime persone potenzialmente mobilitate stanno cercando di sfuggire al loro destino nella guerra di Putin con ogni mezzo necessario. Panico. Tutte le persone che conosco sono in preda al panico. La maggior parte delle persone non sa cosa fare. Molti non possono andarsene. Oltre il 70% della popolazione non ha passaporti. Da quando il presidente russo ha annunciato la mobilitazione, i prezzi dei biglietti di sola andata per lasciare la Russia sono saliti alle stelle o sono esauriti.